A Latina, oltre agli internazionali e campionato italiano supermoto, si sono disputate la seconda prova dell'Italiano Open, della Coppa Italia ed il debutto del trofeo junior. Nella categoria Open, in gara 1, è l'ex campione europeo Massimiliano Porfiri a transitare per primo davanti alla fotocellula del primo passaggio di questa categoria. A seguire il marchigiano era Cristiano Lupacchini, anche lui in sella ad una Honda, che al passaggio successivo si porta al comando. Poi entrambi scalzati dall'avanzata del toscano Alessandro Tognaccini, che in sella alla KTM del team 747 Motorsport si porta dritto alla vittoria. Il marchigiano Porfiri chiude in seconda posizione, mentre Lupacchini è costretto al ritiro poche tornate dopo il via. Alle spalle del dominatore Tognaccini chiude Porfiri e il progressivo pilota toscano Marco Governatori, quest'anno più deciso in sella all'Aprilia del team PMR H2O. In gara 2 è il gasatissimo Alex Tognaccini a spuntare per primo al termine del primo giro. Lo seguono Max Porfiri, Diego Monticelli, Cristiano Lupacchini, Marco Animento, Andrea Moschini e gli altri. Il battistrada toscano è attaccato dal gruppetto di marchigiani e già al terzo giro è costretto a cedere un paio di posizioni, lasciando via libera a Porfiri e Monticelli, che iniziano un bellissimo testa a testa che finirà al 14° passaggio con la vittoria di Monticelli seguito da Porfiri, entrambi del team Freccia, e da Marco Animento, che completa il podio della manche. Vince questo secondo round Massimiliano Porfiri davanti ad Alessandro Tognaccini, che però si porta al comando della graduatoria provvisoria di campionato ai danni di Animento, che in questa occasione non è stato molto fortunato. Secondo round dell'Italiano Open, Massimiliano Porfiri. Ed ora ancora Pino Montani. Nella Coppa Italia, in gara 1, lo spunto migliore è di Luca Brambilla a bordo della sua Husqvarna, con la quale precede Mauro Cucchietti, Paolo Salmaso, Matteo Migliori, Stefano Gorini, Alessandro Catallo e via via tutti gli altri di questa affollatissima coppa. Perde purtroppo il treno dei migliori Giulio Lorenzini, che cade poco dopo il via quando si ritrovava in terza posizione. Un giro più tardi Salmaso riesce nel tentativo di sorpasso al battistrada e una volta al comando vi rimane per tutta la durata della gara, tagliando per primo il traguardo, anticipando Salmaso, Brambilla, Paolo Terraneo, Gorini, Diego Licciarelli, Alex Catallo e Matteo Migliori. In gara 2 Mauro Cucchietti anticipa Giulio Lorenzini al termine del primo passaggio, mentre dietro cercano di trovare un varco Luca Brambilla, Paolo Salmaso, Stefano Gorini, Gianni Borgiotti,
Paolo Terraneo ed Alessandro Catallo. Niente è scontato e lo dimostra il bel sorpasso del toscano Lorenzini al terzo giro, lanciandosi dalla sua posizione di testa verso la prima vittoria parziale di stagione. Alle sue spalle Cucchietti perde anche la seconda posizione dopo il sorpasso di Salmaso e così si completa il podio di questa manche conclusiva. Quarta piazza per Brambilla, quindi Gorini, Licciarelli, Terraneo e Iale. Cucchietti festeggia a fine gara la vittoria assoluta, ma il pilota locale Paolo Salmaso esulta per la conquista della tabella rossa di leader di campionato, approfittando del momento di cedimento dell'ex capofila Paolo Terraneo, che chiude la giornata in quinta posizione. Vince il secondo round della Coppa Italia Mauro Bip Cucchietti! Complimenti ragazzi, in alto le coppe per festeggiare. Prima finale stagionale per i debuttanti della categoria junior 2.54 tempi, che non si sono risparmiati nel bel circuito pontino, teatro di storiche battaglie mondiali della specialità. Parte in testa Francesco Perrone Capano, davanti ad Edoardo Gente, Tommaso Lapini, Mirko Gizzi e Jacopo Di Fuccia. Il battistrada al terzo passaggio cede il passo a Gente, ma al giro successivo è di nuovo al comando per chiudere vittorioso 7 giri più tardi. A seguire sul traguardo il vincitore Perrone è Gente, davanti a Lapini, Gizzi, Fabrizio Rienzi, Jacopo Di Fuccia e tutti gli altri. In gara 2 scatta di nuovo al comando lo scatenato Francesco Perrone Capano, con la sua Yamaha. A seguirlo era il gruppetto composto da Edoardo Gente, Tommaso Lapini, Jacopo Di Fuccia, Mirko Gizzi, Fabrizio Rienzi e via via tutti gli altri. Stavolta Perrone non sbaglia e conduce interamente la corsa dal primo all'ultimo giro, sino alla bandiera a scacchi esposta dal direttore di corsa Federico Capogna, che ne decreta così sia la vittoria di corsa che in assoluta, ma anche la guida provvisoria del campionato. Gara 2 si conclude con la posizione d'onore di Gente, seguito da Gizzi, Lapini, Rienzi, Di Fuccia, Venturi, Draghi, giunti nell'ordine anche in graduatoria di campionato. In alto le coppe, per il momento congediamo le nostre ragazze.